protagonista del Festival del Futuro. Quest'oggi con me ospite il professor Andrea Stocchetti, professore associato di Business Management and Competitive Analysis dell'Università Ca' Foscari di Venezia e docente del Master Mobility Innovation and Management presso Ca' Foscari Challenge School, che è la scuola executive che si occupa dei master e dell'alta formazione di Ca' Foscari. Buongiorno, professor Stocchetti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, quest'oggi ovviamente parlando con lei il tema è quello della mobilità, quindi del futuro della mobilità nelle nostre città. Le tre direttrici principali, sappiamo verso cui sta andando, si sta muovendo il cambiamento, sono quelle della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ecco, la prima domanda che vorrei rivolgerle è proprio in che modo si può realizzare e accelerare magari questo cambiamento nel sistema della mobilità. Beh, diciamo, queste tre direttive che lei ha citato sono ovviamente delle indicazioni che ci dicono che il fenomeno deve essere in grado di realizzare tre tipi di obiettivi che in qualche caso possono sembrare anche tra loro in contrasto. In realtà, il trend più moderno è quello di considerarli in modo unitario, perché ove si perseguono gli obiettivi di mobilità sostenibile, è chiaro che si riesce anche a creare una sorta di circolo virtuoso che mette insieme proprio la sostenibilità economica, sociale e anche quella ambientale. Le città europee più avanzate si stanno attrezzando con quelli che sono notoriamente i piani di mobilità urbana sostenibile, Sustainable Urban Mobility Plans, che sono un insieme di pratiche che hanno come obiettivo quello di conciliare le esigenze di aumentare l'accessibilità ai grandi attrattori, ma facendolo in un modo che sia il più integrato possibile con il tessuto urbano, il tessuto sociodemografico e anche quelle che sono le esigenze specifiche dei viaggiatori. Per cui in questo momento preciso l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, sia per dire della mobilità elettrica, ma anche le tecnologie che mettono i viaggiatori in contatto con chi poi fa i biglietti, le tariffe, si uniscono all'analisi di quali sono le esigenze dei gruppi sociali che sono coinvolti in questi aspetti di mobilità a tutti i livelli, e suddivisi per le specifiche esigenze, quindi studio specifico delle esigenze degli studenti piuttosto che dei lavoratori, piuttosto di chi si muove per finalità di piacere, e tutto questo coordinato in un'ottica dove il contributo economico non è semplicemente solo quello del biglietto, della tariffa, ma si considera anche l'insieme delle esternalità economiche che vengono create in questo ambiente dal fatto di avere una mobilità efficace. Per cui la tendenza che sta cominciando a prendere piede è considerare la tariffa come solo uno dei tanti elementi che garantisce la sostenibilità economica, ma creare un insieme, una commistione di obiettivi comuni, tali per cui il contributo che la mobilità e l'accessibilità danno all'economia di una città viene considerato alla luce di qualcosa di più ampio, e per questo si considerano anche contributi da altre fonti. Un esempio potrebbe essere creare delle forme di mobilità che servono specifici attrattori, che possono essere aziende piuttosto che ospedali, piuttosto che università, e creare un meccanismo per cui le risorse che sostengono questo tipo di mobilità provengono anche da altre fonti oltre dal biglietto, che potrebbero essere tipicamente la contribuzione fiscale. Quindi, secondo me, la tendenza più moderna va nella logica di evitare la compartimentazione degli aspetti tecnologici, economici e sociali che tradizionalmente venivano lasciati a gruppi di consumatori da un lato, piuttosto che ingegneri, piuttosto che economisti, e lavorare in team trasversali che vedano il problema della mobilità come un unico da affrontare nella maniera più aperta e più trasversale possibile. Ecco, lei ha parlato ovviamente dell'elettrico. Sappiamo insomma che la mobilità elettrica è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda la sostenibilità ambientale della mobilità nei prossimi anni, già adesso. Eppure salta all'occhio un dato che è quello pubblicato da ANCM, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori di Confindustria, che pochi giorni fa ha parlato di oltre 2 milioni di biciclette, sia tradizionali che elettriche, vendute nel 2020. Un dato che non si vedeva dagli anni 90, da quando ci fu il boom della mountain bike, e che quindi nell'anno della pandemia, come dire, salta particolarmente all'occhio, come dicevo, perché è indice comunque di un cambiamento nei comportamenti delle persone. Questa è sicuramente una bellissima notizia, per più motivi. Primo perché in qualche modo, diciamo, segnala che le persone stanno
considerando un comportamento che noi diremmo sostenibile, lo stanno considerando semplicemente come un comportamento utile e virtuoso. C'è una tendenza generale, soprattutto è stata anche enfatizzata dalla pandemia, c'è una tendenza generale ad dare più cura alla propria persona, alla propria salute. In questo senso la bicicletta è un modo anche divertente e semplice di cercare di mantenersi in forma. Però se fosse visto solo alla luce di questo fenomeno sarebbe riduttivo. È quella crescente consapevolezza che l'ambiente urbano può essere vissuto in modo migliore rispetto a come abbiamo sempre fatto. Ed ecco che quindi la bicicletta è piacevole sentire che entra prepotentemente come mezzo che viene considerato per il commuting giornaliero. Naturalmente è anche il risultato di una considerazione che viene portata anche proprio in funzione di quello che vediamo con la mobilità elettrica. L'auto elettrica, che ha avuto molto risalto, in realtà è una soluzione solo parziale che risolve solo un piccolo problema, l'inquinamento in loco. Ma dai recenti sondaggi che si stanno svolgendo, sembra che sia in grande crescita il segmento di persone che considera l'auto in sé come qualcosa che è estraneo all'ambiente urbano. L'auto occupa spazio, è molto costosa, richiede un investimento che poi è sfruttato molto poco e quindi diciamo sostituire le auto in città con le auto elettriche non risolve il problema, il vero problema è ridurre il numero di auto. Se poi la mobilità elettrica assistita è qualcosa di utile anche per le persone che possono avere più difficoltà per muoversi, ben venga. Ma questa notizia dell'ANCMA, di questo grande incremento nel numero di biciclette, è senz'altro un fatto molto positivo perché secondo me, e secondo anche osservatori sicuramente più autorevoli di me, è una prova ulteriore di un cambiamento dell'atteggiamento del cittadino nei confronti della mobilità. E questo è un trend che in Europa ormai è già presente da alcuni anni. Ecco, ha parlato del cambiamento di comportamento del cittadino, dall'altro lato ci sono invece pubbliche amministrazioni e aziende che sempre più saranno coinvolte in questo cambiamento. Come si comporteranno, come anzi si devono comportare le pubbliche amministrazioni? So che lei su questo ha fatto gli studi approfonditi. Come cambierà il comportamento delle pubbliche amministrazioni e in che modo si può accelerare questo cambiamento, renderlo virtuoso e accessibile per tutti i cittadini? Ecco, questa è una delle questioni più importanti perché poi naturalmente viabilità, traffico e anche il tessuto urbano sono gestiti dalle authority. Ora, la questione è molto delicata perché naturalmente dal mio punto di vista l'amministrazione si trova al centro di diversi tipi di pressione. Ci sono le pressioni dei gruppi di cittadini che vogliono avere una mobilità comoda, confortevole, rapida ed efficiente. Ci sono poi le pressioni che provengono dal mondo imprenditoriale, che è in grado di generare nuove tecnologie sempre più affascinanti, sempre migliori. E poi ci sono pressioni di altri gruppi di cittadini che invece fanno emergere alcuni contrasti importanti, per esempio il problema ambientale piuttosto che il problema dell'accessibilità delle fasce deboli e così via. L'amministrazione quindi è al centro di una serie di pressioni, di istanze, tutte legittime, ma che è difficile conciliare con una soluzione che sia ottimale per tutti. Per esempio, pensiamo alle tecnologie. Abbiamo tecnologie anche fantascientifiche, ma queste tecnologie, una volta che vengono calate in un contesto concreto, possono procurare vantaggi e svantaggi, e una volta che sono realizzate a carico del pubblico, dell'amministrazione, dobbiamo verificare che siano reversibili, dobbiamo verificare che siano coerenti con quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione si è data. Ecco quindi che l'amministrazione, dal mio punto di vista, l'amministrazione pubblica, oltre a continuare a mantenere le sue funzioni di controllo, di supervisione, dovrebbe creare delle figure ad hoc per il coordinamento degli aspetti economici, tecnologici e ambientali, però con una prospettiva proattiva, cioè non essere semplicemente il recettore delle possibili alternative e procedere con la logica di quella che soddisfa una serie di requisiti del capitolato. Non può funzionare così. Bisognerebbe che il processo di progettazione del tessuto urbano, quindi la pianificazione urbana e la pianificazione dei trasporti, fossero integrate tra loro, lavorassero congiuntamente e tutto questo processo avvenisse nel modo più partecipativo possibile. Ovvero, deve esistere una cabina di regia che coinvolga gli attori, gli stakeholder ai vari livelli, le associazioni di categoria, le imprese, i rappresentanti della città,
che devono essere in grado di dare la loro valutazione degli obiettivi che vengono fissati. Perché lei può anche realizzare la soluzione tecnologicamente più avanzata, ma se avviene in un modo che non è stato, non ha passato il vaglio dell'accettabilità sociale, lei avrà sempre problemi, lei avrà sempre conflittualità. E questo processo ormai, che è appunto il processo partecipativo previsto dalla procedura SUMP, dei Sustainable Urban Mobility Plans in Europa, è una cosa sempre più importante e ha il grande vantaggio di accelerare il processo. Mentre le amministrazioni normalmente vedono questa fase partecipativa come qualcosa che rallenta il processo decisionale, la verità è che questo processo viene accelerato perché le soluzioni che vengono individuate sono soluzioni che conciliano aspetti diversi. Quindi, si riduce la conflittualità a fronte delle gare d'appalto, si riduce la conflittualità sociale a fronte della presentazione di progetti e soprattutto si presentano progetti che sono più aderenti alle esigenze del territorio, cosa che è molto difficile fare con un approccio top-down, mentre con un approccio partecipativo, che è una commistione di top-down e bottom-up, si riesce ad avere una visione complessiva. E in questo senso le amministrazioni devono dotarsi di figure che abbiano queste competenze, competenze di creare questi momenti di incontro partecipativo e di moderazione di una vasta categoria di Certo, stakeholder. proprio a proposito delle competenze, mi viene in mente che una delle figure, insomma, che acquisiranno più importanza nei prossimi anni, sarà quella del mobility manager, cioè quella figura che voi contribuite a formare, nel vostro master a Venezia. Un ruolo che probabilmente sarà essenziale nel coniugare, insomma, appunto, gli sforzi comuni tra amministrazioni pubbliche, aziende private, enti pubblico-privati. Quali persone si rivolgono a voi per diventare mobility manager e quali competenze voi fornite? La platea che si rivolge a noi come competenze di fondo è molto ampia. È un master di secondo livello, quindi hanno tutti ovviamente una laurea magistrale, ma possono essere sia lauree umanistiche che lauree tecniche, ingegneristiche, in qualche caso anche giuridiche. E per certi versi questo a noi ci gratifica perché la nostra convinzione è che una figura di mobility manager o comunque mobility mediator deve essere in grado di mettere insieme competenze su più fronti. Dopodiché la specializzazione specifica dipenderà dallo specifico campo di applicazione. Facciamo un esempio. Si parla spesso di mobilità urbana, perché è l'ambiente più complesso al quale possiamo immaginare. Ma ci sono altri ambiti che potrebbe essere la mobilità legata alla connessione dei grandi nodi. Si pensi per esempio al problema di connettere le reti TEN-T con gli hub portuali o aeroportuali, o di connettere i nodi esterni alla periferia urbana con i nodi invece interni degli aggregatori. Ecco, ognuno di questi ruoli poi sviluppa competenze specifiche. Allora, noi riteniamo che a fronte di questa complessità del problema, la cosa fondamentale sia innanzitutto dare una visione di quali sono gli aspetti complessi della mobilità nelle sue radici anche storiche, partendo da quali sono gli elementi che hanno costruito una città e che hanno portato le città ad essere fatte in un certo modo, per poi via via approfondire gli aspetti tecnologici, gli aspetti sociali e quelli economici. Ci sono dei casi storici molto particolari che per noi rappresentano delle pietre miliari di come ci sia stata una concezione socio-economica dietro la formazione di un certo tessuto urbano. E questo a noi insegna come in molti casi ci sia una radice culturale che ha creato una società e la mobilità dovrebbe essere qualcosa che la supporta, non qualcosa che la stravolge. E abbiamo esempi ovviamente dall'altro lato dell'oceano molto famosi, il caso di San Francisco piuttosto che il caso di Manhattan, e esempi dalle nostre parti. Però la prima parte di formazione che noi diamo cerca di preservare l'identità culturale dei tessuti urbani e mettere la mobilità al servizio di questi. Quindi non c'è una ricetta per il borgo medievale toscano che vale anche per il grande centro urbano europeo, è il contrario, c'è una forma mentis che in primis deve essere in grado di ascoltare e di recepire messaggi che arrivano da discipline molto diverse. Questa è la base della nostra formazione. Poi ovviamente c'è un processo più tecnico, c'è una forte focalizzazione sul discorso dell'automotive, perché ancora adesso l'auto diventa un elemento che viene usato, ma che soprattutto dà forma anche a certe alternative di mobilità, e poi ci sono naturalmente gli approfondimenti specifici che si fanno con i project work, per cui gli studenti vanno all'interno di un'azienda specifica o di un'authority specifica a sviluppare un progetto e lì comincia un processo di formazione che noi speriamo poi per queste persone duri tutta la vita, perché se uno smette di imparare in questo settore non arriva da nessuna parte. Certo. Bene.
Ringrazio allora il professor Stocchetti per questo suo contributo, grazie per aver partecipato al Festival del Futuro e rimando tutti ai prossimi appuntamenti con le interviste, sempre sui canali del Festival del Futuro e buona giornata a tutti. Grazie a lei, arrivederci. Grazie.